21 febbraio, giornata internazionale della lingua madre. Riconosciuta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2002 su proposta dell'UNESCO. Il braccio dell'ONU per la cultura ha creato l'Atlante delle lingue in pericolo, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza della necessità di salvaguardare la diversità linguistica, che da decenni sta diminuendo in modo preoccupante. La Repubblica Italiana, invece, si è mostrata da tempo lungimirante. 12 minoranze linguistiche storiche sono tutelate da apposita legge, approvata il 15 dicembre 1999 in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione. In questo elenco troviamo piccole popolazioni albanesi, germaniche, greche, slovene, croate, catalane, con le loro culture di lingua non italiana integrate sul territorio nazionale, testimoniando una significativa continuità storica. Con la stessa motivazione, la legge tutela l'uso del francese, franco-provenzale, occitano, friulano, ladino, sardo. E non dimentica i dialetti gallo-italici, conseguenza di migrazioni di epoca medievale, ed infine menziona il tabarchino, parlato da non più di 10.000 persone, di origine ligure, diffuso in due centri della Sardegna meridionale dopo l'arrivo di coloni provenienti dall'Africa settentrionale 3 secoli fa. Ma nei paesi del sud del mondo il 40% delle popolazioni non ha accesso all'istruzione nella lingua che parla. Scompaiono così antiche conoscenze e culture tradizionali.